Non conosce sosta la macchina organizzativa per i festeggiamenti del centenario della nocerina. Come ogni settimana, anche questa sera si è infatti riunito il Comitato Procentenario presso i locali della Proloco di Nocera Inferiore. Varie le argomentazioni all'ordine del giorno presenti i gruppi ultras e i tifosi storici rossoneri, fautori e sostenitori dell'iniziativa, che con il solito entusiasmo stanno pian piano pianificando le varie iniziative che si susseguiranno nel corso dei festeggiamenti. L'attenzione questa sera si è concentrata soprattutto sulla conferenza stampa di presentazione, che si terrà sabato 9 febbraio alle 10.30 presso la Biblioteca Comunale. Come ci ha spiegato uno degli organizzatori del comitato, il signor Gino D'Angelo, è l'addetto stampa, il giornalista Giuliano Pisciotta. La prima cosa da dire è che la Nocerina è una delle poche squadre d'Italia meridionale che può dire ci siamo da cento anni e questo è un onore sia da parte nostra oltre 50 anni, che da parte dei giovani che ehm, oggi più di ieri ho visto che i ragazzi giovani, quelli che vengono definiti giustamente, che vengono ragazzi il tifosano di una squadra di calcio, e oggi sono presenti più del, del passato. Nel passato abbiamo avuto sempre diciamo, forti club organizzati un po' su tutto il territorio nazionale. Oggi però anche però dobbiamo rapportare alla categoria di allora. Oggi possiamo dire che una squadra come la Nocerina che io credo ingiustamente si trova a calcare i cambi di, che non gli competono, nel senso che deve avere delle piazze diverse perché la storia non siamo noi che lo diciamo, ma è la storia che ce lo impone, in senso che da in Campania possiamo dire che senza nulla togliere a qualche altra società, che anche, possono anche loro dire che vantano un trascorso sportivo, però noi abbiamo, ci, siamo, ci siamo da cento anni. Sono uno dei tanti che partecipa a questo comitato, in quanto ci sono persone che veramente oggi hanno dimostrato con la loro presenza di essere presenti e che speriamo in un futuro che. Che ci Una domanda un po' impertinente la voglio fare, Verogino: tu pensi che questo centenario potrebbe risvegliare quegli amori assopiti, ma non certamente morti, che tutte le due città si aspettano intorno alla nocerina? Le premesse che noi ci stiamo riunendo già da parecchi giorni, le premesse secondo me sono più che buone, non voglio essere ottimista perché penso che ho la certezza, no? l'ottimismo è qualcosa sempre che in futuro si deve vedere. Questa è una certezza in quanto la presenza di tanti giovani e la presenza di persone meno giovani dimostra che con questo afflatto che è diverso dagli altri, dagli altri rinascimenti che abbiamo visto. Giuliano, allora, ci vuoi illustrare un po' come verrà eh, svolta la manifestazione della conferenza stampa di sabato mattina? Eh, innanzitutto sarà esclusivamente riservata agli organi di informazione, agli operatori di informazione, quindi eh, gli altri sportivi, chiamiamoli così, tutti gli sportivi di Nocera potranno eh, capire eh, cosa, di cosa si parlerà attraverso appunto, gli organi di informazione. Parteciperanno due esponenti di ogni eh, gruppo organizzato della curva sud dello Stadio San Francesco, oltre ovviamente ad altri componenti del, com del comitato procentenario al Gino Cirena 1910. Saranno illustrati 11 punti eh, del programma finora stilato dal Comitato stesso, eh, ovviamente non ve li svelo adesso, saranno svelati gradualmente anche attraverso i giornali, ci sarà spazio anche per altri, eh, altri punti insomma, che saranno discussi, approvati successivamente e diffusi attraverso i comunicati stampa. Allora buon lavoro e mi raccomando. Altrettanto.